brano nuovo, parlano di studenti fuori sede, ma soprattutto sono diventati addirittura virali su TikTok. Loro sono una band comasca e una parte di loro è qui con noi questa sera. Io saluto Riccardo, Lorenzo, Simone e anche Mattia e Viola, che non sono qui questa sera con noi. Loro sono i Cactus. Ben arrivati, esatto, ragazzi. Ciao, grazie mille. Allora, com'è che siete diventati così virali? Partiamo da te. Allora, per caso, come sempre, la viralità arriva dal caso. Quindi semplicemente una ragazza, Manuela, una nostra fan, mi ha detto: puoi scrivere una canzone sui fuorisede? Ho preso la chitarra, così a voce a cappella ho scritto una strofa di fuorisede. E poi è partita, è piaciuta tantissimo, l'hanno ricondivisa in tantissimi, più di 300 ricondivisioni, e allora sono andato dalla mia fedelissima band di Cactus e insieme l'abbiamo arrangiata e abbiamo creato il pezzo completo e definitivo. Quanto ci avete messo a mettere giù tutto e a concludere il lavoro? Devo dire che a concludere il lavoro non ci abbiamo messo così tanto. È vero. Perché ci siamo messi subito sotto di impegno e di buona volontà, abbiamo subito finito il pezzo. Ci abbiamo messo un po' di più a pubblicarlo invece, perché ci sono stati un po' di problemi, avevamo già altri pezzi che dovevano uscire, quindi riuscire a incastrare il tutto è stato un po' problematico. Però ce l'avete fatta, devo dire, Simone, anche con una grande soddisfazione, perché diventare poi virali, lui dice, vabbè, poi succede, però non succede a tutti, a voi sì. Sì, e sì, quindi... devo dire, è stata una grande soddisfazione anche vedere proprio la risposta delle altre persone. È sempre bello quando... sentiamo che ci scrivono, ci mandano messaggi dicendo che le stesse situazioni loro le vivono e ci si ritrovano, e quindi quindi c'è tanta verità e tanta condivisione. Il brano si intitola Fuori sede. E allora ce ne ascoltiamo un pochettino, poi continuiamo a chiacchierare con loro. Vai, regia. Ho messo 20 anni in una borsa ed ho chiuso la porta dietro di me. Ora sto in una città nuova, a volte un poco sola, ma sai com'è. Spaventa tutto ciò che ami davvero. Sto al sesto piano, ma al settimo cielo. Nuovi amici, nuove cicatrici, una valigia sempre pronta a metà. Lo spazzolino di scorta, la fetta di torta di mamma di 3 mesi fa. Nuovi amori, troppi nuovi errori, una stanza che ora io chiamo casa. E torno nella pasta, il treno d'andata che sembra una vita fa. Ho speso tutti i miei risparmi solo per comprarmi l'ultimo drink. Che trascina tantissimo, vediamo delle immagini di vita vera. Voi però vi definite anche una band indie pop felice. Che vuol dire? Chi mi risponde? Vai, Lorenzo. Allora, noi ci definiamo un indie pop felice, perché tendenzialmente l'indie, soprattutto quello italiano, è, diciamo, molto sentimentale, legato a delusioni amorose, quindi... Sia mai! No. Voi qualcuno di voi ha avuto delusioni sentimentali, ora voglio sapere. Però non vi andava di, insomma, centrare l'attenzione su questo, ma diciamo che noi vogliamo essere... dare un messaggio positivo. Certo. Il nostro scopo è quello di dire che se anche le cose al momento magari stanno andando male, c'è sempre la possibilità che vadano meglio e quindi non bisogna mai lasciarsi andare e... continuare a sperare, continuare a crederci. Esatto. Quindi Simone, siete un po' in controtendenza, perché cerchiamo... dalla tristezza dell'abbandono amoroso voi invece vi divertite. Sì, sì, per noi è importante, fin dalle prime note che abbiamo suonato assieme ci siamo dati proprio l'obiettivo di entrare nelle vite delle altre persone portando un po' di allegria. Poi ovviamente anche noi abbiamo i momenti di sconforto eccetera, ma cerchiamo sempre di affrontarli quindi, col sorriso. Quindi bicchiere mezzo pieno, devo dire. Esatto. Bella filosofia, bravi ragazzi, ma c'è un tour o ci sarà? Allora, tour ne abbiamo fatti l'estate scorsa in una maniera un po' particolare. Come? Di solito sono i fan a chiamarci nei loro paesi e dire: c'è questo evento, venite a suonare, e noi andiamo. Perché siamo piccoli, ancora non abbiamo gli strumenti, un booking, qualcuno di grande, un promoter che ci porti nei grandi palazzetti, però abbiamo le persone sono tutto. E quindi grazie alle persone siamo riusciti a suonare in un sacco di posti in giro per l'Italia e speriamo di rifarlo anche quest'estate. E speriamo assolutamente così, ma naturalmente ci vogliono tanti brani, ci vuole insomma qualche...
qualcosa che possa riempire i minuti e le ore con tutti i fan davanti a voi. A che punto state? Brani nuovi ce ne stanno? Stiamo continuando a lavorare intensamente a tutte le prossime uscite. Abbiamo già 3 o 4 pezzi pronti all'uscita. Quindi siamo carichi e convinti che possano piacere a tutti. Bene, una domandina tecnica però ve la devo fare, vado da Simone che sembra comunque quello tutto più, insomma, ecco, precisino. Il vostro modo di lavorare, la vostra tecnica proprio costruttiva del brano, qual è? Allora, dipende molto dallo spunto iniziale, ogni tanto partiamo da qualche riff di chitarra, ogni tanto da un'intuizione di Jimmy. Che è Riccardo. Anche questo bisogna dire. È vero. Quindi? Jimmy, Spotty. Sì, Mitch, sono i soprannomi. Ok. Oppure spesso anche proprio dai social abbiamo questo format dove ci facciamo dare l'argomento dai nostri fan, un qualcosa che li ha colpiti particolarmente, e Riccardo scrive un testo e poi da lì iniziamo a lavorare poi sulle basi, sulle melodie, e lo rielaboriamo un po' assieme finché lo portiamo in studio. Sempre in squadra. Da quanto tempo vi state muovendo nel contesto musicale? Nel senso, prima che facevate nel tempo libero? Probabilmente, ecco. Molto di più. Adesso sono 2 anni, dal nostro primo pezzo sono 2 anni, quindi siamo... Più. Esatto. Da 2 anni suoniamo insieme e all'inizio eravamo conoscenti, adesso siamo grandi amici ed è cambiato tutto. Certo. La vostra più grande ambizione da qui in poi, la tua? Dicevo anche altre volte, per me un tour europeo, diciamo, sarebbe... Piccolo, eh? Piccole cose. Tu? Per me il sogno sarebbe Sanremo. Io lo sapevo, guarda, ti vedevo sanremese, avevo questa intuizione. Tu invece... Anch'io Sanremo, ma anche di più, gli stadi, i forum, tutto, vogliamo tutto. E quindi per arrivare lì che cosa vi vorrete inventare? Avete già una strategia oppure aspettate che magari qualcuno, visto che siete virali su TikTok, vi proponga un colpo di fulmine? La strategia è provare tutto sempre senza mai darsi limiti, e anche se falliremo, sbaglieremo, come abbiamo già sbagliato un sacco di volte, abbiamo una sola vita e continueremo a fare questa cosa finché non ci riusciamo. L'importante è averci provato. E a me loro piacciono tantissimo, ma piacciono tanto anche a voi perché su TikTok li seguite in tantissimo. Loro sono la band Comasca Indie Pop Felice, che meraviglia. I Cactus, grandi ragazzi, in bocca al lupo, a presto. Grazie mille. Grazie. E ora invece parliamo di una mostra milanese, tra pochi secondi. Una collettiva che coinvolge un importante gruppo di artisti, la mostra si intitola... Che arte, e ce ne parla la gallerista in collegamento con noi, Paola Seggi. Ben arrivata e grazie per essere ospite ad Angoli. Buonasera, grazie a voi. Innanzitutto molto piacere di partecipare alla vostra trasmissione. Sì, la mostra inaugurato a dicembre è presso la nuova galleria Paola Seggi in via San Maurizio a Milano. È una mostra dedicata a questi artisti del Novecento, artisti che hanno creato delle opere tutte su carta, in questo caso è quello che mi interessava proporre in questo momento, raccogliendo questo gruppo di artisti che hanno un comune denominatore, erano amici tra loro e nel loro modo di esprimersi, di creare queste opere, hanno usato tecniche diverse su carta, hanno usato colori, incentrato su questo astratto che a me affascina molto. Qual è il filo conduttore che appunto caratterizza le opere di questi 9 artisti? Se non sbaglio sono 9, corretto Paola? Sì, sono 9 artisti. Beh, è il loro modo di sentire questi momenti degli anni in cui si sono trovati a lavorare. Le opere sono dagli anni 50 fino ad oggi, quindi il loro astratto, il loro modo di sentire è riproposto con carta, con collage, con pastelli, colori.
Olio, questa è un'opera di Sermidi che non sembra, non si direbbe, ma è un olio su carta. Tra l'altro l'impatto visivo è molto forte, perché vediamo, mentre la regia ce li propone appunto durante la sua esposizione, sono davvero delle opere che insomma hanno un loro fascino, hanno un impatto particolare e catturano sicuramente l'attenzione del visitatore. Quindi cosa vuole suggerire a coloro che verranno a visitare questa mostra? Cioè, quale può essere la chiave di lettura corretta, il modo corretto di visitare? Innanzitutto, la galleria è nuova, quindi è un punto dove ci si ritroverà, spero, perché questo è un po' l'obiettivo di questa nuova galleria, per ritrovare artisti importanti che non solo colpiscono, ma anche hanno un grande valore. Vorrei riproporre questo con le prossime mostre che saranno dedicate ai singoli artisti, quindi organizzerò delle personali per questi nuovi artisti, se possibile. L'intento è proprio quello di essere un punto di riferimento per gli artisti e per i collezionisti. Credo che sia un ruolo importante per un gallerista essere esattamente questo. Certo, Paola, vogliamo ricordare allora dove e fino a quando sarà possibile visitare la mostra. Prego. Ecco, allora la mostra inaugurata a dicembre, il 14, durerà fino al 10 di febbraio, è visitabile dal martedì al sabato, da mezzogiorno alle 19, in via San Maurilio, il numero 14, è una galleria con tre grandi vetrine all'incrocio con Zeccavecchia, all'interno del distretto 5 vie di Milano. Io saluto e ringrazio Paola Seggi per essere stata nostra ospite. E buon lavoro e soprattutto buon anno nuovo. Grazie davvero, grazie. Grazie anche a voi. Arrivederci. Grazie anche a voi che mi avete come sempre seguita, e non dimentico di ricordarvi la nostra mail prima di salutarci. Continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Naturalmente tra poco, dopo di noi, ci sarà come sempre la nostra informazione, e io invece tornerò in vostra compagnia domani alle 19.